Il sole del Nevada è uno dei più duri del pianeta. Si abbatte senza pietà, concedendo solo brevi pause durante le gelide notti. Per coloro che non sono nati e cresciuti in queste condizioni, è veramente difficile adattarsi. La gente ama il caldo estremo solo in prossimità dell'acqua. Mare, lago, fiume, poco importa. Nelle lande desertiche del Nevada di certo non abbiamo nulla del genere. Questo è uno dei motivi che porta la gente a non amare il nostro clima. Ma per chi ci ha vissuto tutta la vita come me, è casa. Per la mia famiglia queste vaste montagne di roccia abbronzata, questo sole battente e vita, fa parte di noi. Eravamo qui prima che gli europei scoprissero l'America, prima che il suono dei loro fragorosi moschetti e cannoni facessero tremare la terra, prima che l'Est si espandesse verso Ovest. E per quanto ci sforzammo di nasconderci, il mondo alla fine ci raggiunse. Insieme ai coloni arrivò anche la brama, carnefice degli uomini. Non ci volle molto perché i nuovi arrivati scoprissero che anche una terra simile può essere generosa, sebbene fossero molto più interessati all'oro. E una volta che si sparse la voce, gli scavi in Nevada divennero più comuni degli scorpioni. Nel corso degli anni le miniere si prosciugarono, come prevedibile. Invece che essere sigillate per sempre, molte furono semplicemente abbandonate e lasciate in balia del tempo. La maggior parte di queste vecchie reti di gallerie esistono ancora oggi e sono sparse in tutto il territorio. È stato in questi tunnel abbandonati che ho trovato la gioia e la meraviglia della scoperta da bambino. Mentre gli altri giocavano all'aperto sotto il sole cocente, io mi perdevo tra gli scavi dimenticati. In questi luoghi sentivo avverarsi i miei desideri, i miei sogni di esplorazione e scoperta. Da ragazzo mi limitavo solo a quelli vicino casa, ma crescendo ho iniziato ad espandere l'area sempre di più, fino ad avventurarmi sul mio vecchio pick-up, alla ricerca di queste antiche posizioni, in luoghi sempre più sperduti. A 20 anni ancora il fascino per le vecchie miniere non era diminuito e potevo dirmi un esperto in materia. Ne avevo 27 quando scoprì l'antica miniera che avrebbe inevitabilmente cambiato la mia vita per sempre. Ne ero venuto a conoscenza in una città vicina, tramite un uomo che si era avvicinato a me mentre facevo rifornimento in una stazione di servizio. Aveva fatto una battuta sugli strumenti che tenevo nel retro del furgone e mi aveva chiesto, incuriosito, se fossi alla ricerca di miniere da esplorare. Chiaramente risposi di sì. A quel punto mi raccontò una storia estremamente interessante, affermando di aver scoperto l'ingresso di una vecchia miniera un paio di anni prima, mentre era alla ricerca di rocce rare, da esporre in un museo di sua proprietà. Descrisse l'ingresso come sepolto da sterpaglie e fogliame, in un canyon non lontano dalla stazione di servizio dove ci trovavamo. Si trattava, secondo lui, di una miniera mai esplorata dai tempi della corsa all'oro. Naturalmente ero abbastanza dubbioso. Era improbabile che un posto simile fosse rimasto nascosto per così tanto tempo. Ogni miniera in cui avevo messo piede era stata ripulita da altri cercatori a caccia di reliquie. Il fascino di tali reperti, tuttavia, non aveva mai avuto effetto su di me, sebbene di tanto in tanto abbia venduto qualche pezzo interessante. Forse voleva solo prendermi in giro, o magari era in buona fede. Tuttavia il pensiero di esplorare una miniera, che non era stata completamente toccata da nessuno oltre che dai minatori che l'avevano realizzata, era piuttosto allettante. Ringraziai l'uomo e chiesi le indicazioni necessarie. Lui me le fornì con entusiasmo. Non ci volle molto per raggiungere il canyon e dopo una rapida perlustrazione trovai l'ingresso nascosto tra alcuni cespugli. Corrispondeva perfettamente alla descrizione che l'uomo ne aveva fatto. A quel punto della mia vita avrei potuto essere considerato un professionista del settore e la mia attrezzatura non era da meno. Nello zaino avevo un paio di pacchi di candelette, una torcia, provviste, acqua, un coltello e altri oggetti utili all'esplorazione. I vecchi tunnel avevano la tendenza ad essere pericolosi e completamente privi di luce. Davanti all'ingresso della miniera, che era stata in passato piena di minatori e cercatori affamati di denaro, mi sentii
strano. Una sensazione che non posso in alcun modo descrivere appieno. Una specie di ansia, una comprensione che quel luogo fosse diverso. Con il senno di poi credo che quella fosse la sensazione di consapevolezza che il mio destino stava per cambiare, che il corso della mia vita sarebbe stato alterato inesorabilmente da quell'esperienza nel profondo ignoto. Invece di interpretare ciò che montava nel mio animo come un campanello d'allarme, al contrario, pensai che non si trattasse altro che di un'ulteriore spinta, il fremito della scoperta. Non ero pronto a cosa mi avrebbe atteso in quel tunnel maledetto. Accesi la torcia ed iniziai il mio viaggio nel cuore delle tenebre. Mentre mi spingevo avanti nei meandri della miniera, rimasi subito sorpreso da un paio di cose. La prima, il tunnel non presentava alcun tipo di ramificazione. Continuava proseguendo dritto. E per secondo, l'assenza dei classici oggetti e attrezzi tipici degli scavi, che di solito sono abbastanza comuni da rinvenire, specialmente negli scavi completamente inesplorati. Il percorso era piuttosto ripido. Era come se i minatori stessero scavando direttamente verso qualcosa, nel profondo della terra, piuttosto che ricercare una vena come normalmente accadeva. Tutti questi strani dettagli non fecero altro che stuzzicare la mia curiosità. La mia mente iniziò a correre, le idee e le fantasie sulle ragioni di scelte tanto atipiche. Cosa avrei dovuto aspettarmi? Dopo circa mezz'ora arrivai ad una parete liscia, senza scheggiature o inclinazioni. Un'altra cosa che ho trovato piuttosto insolita. Pensai di essere giunto alla fine della mia esplorazione, dunque mi misi ad esaminarla e notai un varco. Del tutto naturale all'aspetto, sembrava come se le pareti si fossero semplicemente separate l'una dall'altra, lasciando un passaggio stretto attraverso il quale potenzialmente avrei potuto passare. Normalmente avrei lasciato perdere. È troppo pericoloso viaggiare attraverso un crepaccio simile. Non ho idea di cosa mi abbia spinto ad inserirmi nella piccola apertura. Un'attrazione fatale. Lo stesso desiderio che avevo provato all'ingresso, ma decuplicato. Mentre avanzavo lentamente attraverso la roccia, iniziai a pensare che il passaggio fosse solo un vicolo cieco. Un'altra strana sensazione che cominciò a farsi strada dentro di me. Dopo un po', questo dire senza nome iniziò a trasformarsi in un altro sentimento molto più familiare, la paura. Stavo praticamente strisciando attraverso un passaggio sempre più buio e sempre più stretto. Situazione in cui mi ero già ritrovato, ma mai spinto dall'incoscienza o dal terribile presentimento di non essere completamente in controllo. Dopo quella che era parsa un'eternità, giunsi alla fine, solo che non era la fine. Era un'apertura, un'immensa caverna che mi trasmise da subito totale soggezione. L'oscurità mi avvolgeva da ogni dove, implacabile nel suo tentativo di consumarmi. Accesi la torcia. Era come stare sotto un cielo notturno senza luna, stelle o qualsiasi altro tipo di luce. Era così in ogni direzione. La solida roccia su cui mi trovavo, il muro di pietra dall'aspetto antico alle mie spalle, era tutto ciò che potevo vedere e sentire. Tutto il resto era avvolto dal buio. Se fosse l'orribile oscurità o l'assoluta assenza di qualsiasi tipo di rumore o odore, non lo so. Ma qualcosa provocò una forte intuizione dal profondo della mia coscienza che mi fece sentire come se la caverna fosse di proporzioni colossali. La scarsa portata della mia torcia faceva ben poco per illuminarla. Raccolsi da terra un sassolino e lo lanciai il più lontano possibile. Il suono di ritorno mi lasciò perplesso, poiché non si trattava del normale contatto tra una pietra e l'altra, ma il tintinnio di un oggetto metallico. Spezzai uno dei bastoncini luminosi e lo posi ai miei piedi, segnando l'ingresso del crepaccio da cui ero arrivato. Poi, con curiosa ed estrema cautela, iniziai ad avanzare, puntando la torcia direttamente davanti a me. Dopo un paio di minuti, dal tono dei miei stivali, riconobbi il tonfo metallico che confermò la mia precedente teoria.
Puntai la torcia verso il basso per verificare. Sembrava essere bronzo. Sgranai gli occhi quando realizzai di trovarmi su di un giacimento tanto esteso, ma qualcosa non tornava. Non era grezzo. Era impossibile, ma quello era metallo lavorato, bronzo che era stato fuso e modellato a quel modo. Mi accovacciai e diedi un leggero colpo al metallo con le nocche. Un forte eco si propagò nella caverna. In base al tono del colpo, potei immediatamente dedurre che il bronzo non era cavo, ma uno spesso strato di lega lavorata. Curioso e sempre più perplesso, spezzai un secondo bastoncino luminoso, marcando il bordo del metallo. Presi a camminare lungo la soglia in cui il bronzo e la pietra si incontravano, senza mai mescolarsi. Non c'era un solo angolo, una curva monotona che dopo molto tempo mi riportò al bastoncino luminoso che avevo posizionato prima. La forma del contorno della lega era perfettamente circolare. Nella mia misurazione calcolai una dimensione approssimativa di quanto fosse enorme quella lastra lavorata. Chiunque abbia un minimo di conoscenze geologiche sa che i cerchi perfetti sono rari in natura. Poi quando si parla di un metallo come il bronzo, oltretutto così in profondità nel sottosuolo, le percentuali di trovare forme simili diventano infinitesimali se non nulle. Inutile dire che rimasi senza fiato. Ora che avevo tracciato la forma del metallo, desideravo esplorare l'interno del cerchio. Nonostante la mia grande curiosità, ero ancora cauto. I miei passi furono lenti ed esitanti. Mi muovevo puntando la torcia su tutta la superficie. E mentre lo facevo, iniziai a notare un'altra stranezza. Grumi che sporgevano dal metallo finemente cesellati ed eretti. Mi chinai ad esaminarli. Non erano grumi, ma simboli e glifi. Le posizioni non erano casuali. Erano disposti come in linea di scrittura uno dopo l'altro, in modo circolare, seguendo il profilo discoidale del metallo. Ipotizzai che si trattasse di geroglifici o una qualche altra forma di scrittura antica. Crescendo, l'esplorazione di vecchi pozzi minerari non è stato il mio unico interesse. Ho sempre avuto una passione per lo studio delle culture dei popoli perduti nel tempo, cancellati dalla storia. I Maya e gli Inca, le stesse radici dei miei antenati nativi americani. Avevo studiato molti degli antichi linguaggi delle civiltà perdute e nessuna di loro somigliava alla chirografia arcaica che stavo osservando in quel momento. Sebbene la somiglianza ad una prima occhiata non fosse palese, poco dopo ebbi come il presentimento di osservare una sorta di protolingua, poiché riconobbi la forma di molte lettere e grafemi che combinati tra loro avrebbero potuto essere associate a qualunque altra scrittura antica che mi venisse in mente. Perso nella meraviglia su cui mi trovavo, cominciai ad intuire l'impatto che questa lega arcaica avrebbe potuto avere nella comunità scientifica. Nella mia mente correvano mille ipotesi sulla sua origine, senza arrivare ad alcuna conclusione. L'unica cosa di cui ero certo in quella strana caverna, su quella lastra circolare di metallo, è che ciò che avevo di fronte era sicuramente antecedente a qualsiasi altra civiltà conosciuta. Mi spinsi verso il centro, più determinato che mai a vedere cosa contenesse. Mi ritrovai dinanzi ad un piedistallo, alto circa 1,5 metri e dalla superficie circolare, fatto dello stesso metallo. Sulla parte superiore, leggermente concava, c'era una sfera, anch'essa del medesimo materiale. La sfera recava sopra altri geroglifici, che questa volta non mi furono del tutto estranei. Riuscii in qualche modo a leggerli. Aguzzino, divoratore di mondi, padre di ogni miseria. Dopo averli compresi divenni turbato ancor più di quanto non lo fossi stato in precedenza. C'era un certo fascino in quelle parole. Sentii il desiderio di afferrare la sfera, ma mi opposi. Illuminai la superficie della strana colonna, notando immediatamente le incisioni che vi erano vergate. Non dimenticherò mai ciò che era raffigurato su quell'anormale piedistallo. Proprio come i simboli sulla sfera, rimarranno per sempre impressi nella mia memoria. Mai prima d'ora avevo visto qualcosa di così elaborato.
Eppure l'indiscutibile bellezza di quell'arte dimenticata mi trasmetteva non solo riverenza, ma timore antico, primitivo. Molte delle forme e delle figure erano troppo bizzarre da capire, ma farò del mio meglio per fare un resoconto quanto più dettagliato possibile di ciò che ricordo. Alla base c'era una fila a zigzag che interpretai come una specie di fuoco. Dalle fiamme si erigevano quelli che sembravano essere due pilastri rettangolari, ricoperti dagli stessi geroglifici presenti sul pavimento. C'erano molte altre forme e linee sparse sulla trama, immagini che non seppi identificare in alcun modo, tutte salvo una, che sembrava essere il fulcro della rete, anche se lo trovavo piuttosto sconcertante da guardare. Potei vagamente discernere cosa fosse, o almeno cosa stesse raffigurando. Una forma umanoide sormontata da una strana testa. Una testa che sembrava molto diversa da quella di un umano. La sua forma simile al teschio di un cane, da cui entrambi i lati sporgevano corna arricciate e contorte. Anche se era solo un'immagine, sembrava comunque che tutto il male del mondo si fosse unito e avesse generato quell'orribile cosa che era incisa sul piedistallo, davanti a me. Paura così primordiale e basilare che sembrava più un ricordo che un'emozione. Come se l'angoscia alla vista di quella bestia fosse cablata nella programmazione genetica, alla base della mia psiche. E mentre continuavo a fissarlo, non potei fare a meno di ripensare alla strana frase che era stata scritta nella pacinella. Karnat, l'aguzzino, divoratore di mondi e padre di ogni miseria. Karnat. Come conoscevo il suo nome? Perché era così evidente? Ancora e ancora quelle parole inspiegabili mi attraversarono la mente. Così come non avrei avuto alcun problema a distinguere un orso da un avvoltoio. Io conoscevo Karnat e sapevo cosa fosse. Karnat, aguzzino, divoratore di mondi, padre di ogni miseria. Puoi trovare la storia originale in inglese sulla wiki di Creepypasta Fandom, anche se questa volta ti consiglio di non leggerla, in modo da non rovinarti il finale della storia. In ogni caso lascio il link in descrizione insieme a tutti i canali di Arsenico Nero dove ti invito a seguirmi. Per un'esperienza più immersiva e per poter sostenere il canale, ti suggerisco di seguirmi su Spotify, dove troverai tutti gli episodi pubblicati in formato podcast ad una qualità maggiore. Come sempre, se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.